Con gli alleati tutto ok? Con gli alleati va sempre molto bene. Nessun problema con gli alleati, esprime sereno il presidente della regione Massimiliano Fedriga. L'argomento è quello dell'iter legislativo che la giunta intende preparare per avviare il referendum sulla legge elettorale, cambiando il Rosatellum in una legge a trazione maggioritaria. La strategia è alla luce del sole, passa da Matteo Salvini attraverso i governatori regionali leghisti o comunque dell'area del centrodestra, almeno 5. Il 25 va in aula, entreranno alla richiesta d'urgenza e quindi stiamo andando in quella direzione, stiamo a una negoziazione che è a livello nazionale, ovviamente non locale, però io penso che sia giusto dare ai cittadini la possibilità di scegliere la maggioranza nel paese. Non è possibile che si facciano maggioranze con accordi di palazzo dove i partiti vengono votati per una cosa e fanno l'esatto opposto. Da prima del voto i cittadini devono sapere come viene composto il governo e dare il voto rispetto a quell'indicazione. Non più tardi di ieri, durante il talk show politico di Tele4 Ring, il presidente del Consiglio regionale, il forzista Piero Mauro Zanin, si era espresso con una punta di freddezza verso la proposta della Lega. Non è il sistema elettorale che fa la maggioranza, ma è la serietà dell'offerta politica. Abbiamo avuto fallimenti nel maggioritario. Fate questa cosa che vuole Fedriga, che vuole Salvini o no? Noi abbiamo consiglio il 25 e l'1 ottobre non è all'ordine del giorno. Poi guardi che c'è stata presentata Zaia ieri. Zaia ha già fatto, No, Zaia va il 24 in consiglio. Sì. È stata presentata ieri la norma, ma domenica i partiti politici, Forza Italia, Fratelli d'Italia, si esprimeranno a livello nazionale. Se c'è la convergenza la cosa si vota, se non c'è la convergenza non viene ritirato, oppure se viene proposta non viene votata, c'è chiaro, questo è il problema.